Buonasera a tutti. Abbiamo appena approvato un nuovo DPCM, frutto di un intenso dialogo non solo al nostro interno con i ministri, le forze di maggioranza, ma anche con le regioni, gli enti locali e il comitato tecnico-scientifico. Ho appena informato anche i presidenti dei due rami del Parlamento e i leader dell'opposizione. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro, il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa a beneficio del nostro paese, migliore di quella francese, tedesca, spagnola. Ma vi riassumo le nuove misure. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18. Invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario, l'asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nel locale in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orario invece è prevista per i servizi di ristorazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade. Nelle sale gioco, nelle sale scommesse, sale bingo, l'apertura sarà limitata sino alle ore 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e se possibile anche con turni pomeridiani. Per le università anche è previsto che le università stesse, con il coinvolgimento dei comitati universitari regionali, attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e anche dell'evoluzione del quadro pandemico-territoriale. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell'attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita, come già adesso, l'attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni. Sono vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche, quelle congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si svolgano con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Incrementeremo anche con un provvedimento della ministra Dadone le modalità per far ricorso allo smart working, quindi al lavoro a distanza. Per
Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col comitato tecnico-scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati. Allora daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio con molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Siamo consapevoli che imporremo sacrifici economici agli imprenditori, agli operatori economici che subiranno effetti negativi di queste misure. C'è l'impegno del governo a ristorarli. La strategia che stiamo perseguendo per contrastare questa nuova ondata di contagio non è e non può essere la stessa attuata in primavera. All'inizio della pandemia ci siamo scoperti privi di attrezzature sufficienti per la terapia intensiva e subintensiva, privi di mascherine. Non eravamo in grado di fare test, controlli su larga scala. In questi mesi abbiamo lavorato intensamente. Abbiamo aumentato il personale sanitario di 34.000 unità. Abbiamo più che raddoppiato i posti in terapia intensiva e subintensiva. Siamo già pronti a distribuire alle regioni altri 1.600 attrezzature per terapie intensive e subintensive. Siamo partiti da zero per le mascherine, ma adesso ne produciamo ogni giorno 20 milioni, mascherine chirurgiche. Siamo tra i pochi paesi al mondo a distribuire gratuitamente ogni santo giorno una mascherina chirurgica per ogni studente in 18.000 scuole, oltre che 7 milioni di mascherine a ospedali, residenze per anziani, forze di polizia. Abbiamo distribuito sin qui più di 1 miliardo, pensate, le abbiamo contati, di mascherine, guanti, camici, tute, ventilatori, maschere per l'ossigeno. Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole e università. Siamo consapevoli che abbiamo ancora diverse criticità. Siamo arrivati a fare sino a 160.000 tamponi al giorno, ma certo dobbiamo evitare che si facciano le fila di ore per effettuare la prova tampone. Non abbiamo mai abbassato la guardia. A fine luglio abbiamo deliberato la proroga dello stato di emergenza al fine di mantenere attivi tutti i presidi di protezione civile, di pronto intervento, proprio per continuare a rafforzare le nostre strutture sanitarie e a migliorare le condizioni di sicurezza nelle scuole, negli uffici pubblici. Questa strategia che stiamo attuando adesso muove da un'analisi dettagliata della situazione epidemiologica in relazione al piano elaborato dal CTS, che ci aiuta ad avere chiarezza di visione strategica, efficacia di azione. Dobbiamo impegnarci per tutelare la salute, ma anche l'economia, agendo con misure nel segno, come sempre, della adeguatezza, della proporzionalità. Ma le misure più efficaci rimangono sempre e comunque le precauzioni di base: l'utilizzo della mascherina, il distanziamento personale, l'igiene delle mani. Facciamo poi soprattutto attenzione in quelle situazioni in cui di solito abbassiamo la guardia. Siamo più vulnerabili, ad esempio, quando incontriamo i parenti, gli amici. In queste situazioni, soprattutto in queste situazioni, ma non solo, occorre massima precauzione. Dovremo attendere un po' di giorni prima di vedere i risultati di queste misure. Dobbiamo impegnarci e continuare a fare questi sacrifici in attesa che si completino le verifiche in corso sia per le terapie monoclonali
sia per i vaccini, in modo da renderli disponibili per tutti noi. Prestiamo e continueremo a prestare massima attenzione, permettetemi di dirlo e di sottolinearlo, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando, saremo sempre vicini ai loro bisogni, alle loro esigenze. Dobbiamo impegnarci. La situazione è critica, il governo c'è, ma ciascuno deve fare la propria parte e tutti insieme riusciremo a superare questo momento difficile.